Acquarello bianco, si può usare o no? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo dell'acquarello bianco. Vi dico sempre che quando si usa l'acquarello, il bianco è uno di quei colori che possono essere proprio tolti dalle palette. Questa avvertenza va osservata per avere un acquerello in purezza soltanto se utilizzate dei fogli bianchi, ma se il supporto cambia colore, la trasparenza non deve essere più data dal bianco, non deve essere più data dal bianco del foglio, ma dal colore del fondo del foglio. E allora ecco che l'acquerello bianco diventa un colore come gli altri che serve per tingere il foglio. E allora oggi vi faccio vedere come utilizzo l'acquerello bianco su una carta tipo carta pacchi, questo colore qui, tra l'altro questo è un bellissimo blocco, me lo chiederete e quindi ve lo dico subito, è un blocco di Fabriano, il blocco Ingres per pastelli, sul quale andrò a dipingere e disegnare con acquerello bianco, penne permanenti e un po' di creatività. E allora, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Io vi aspetto tutti su Facebook, dove a breve ripartirà il corso di disegno. Anzi, vi ricordo che le iscrizioni stanno per terminare. Il 30 settembre dovrebbero chiudersi queste iscrizioni. Quindi, se ancora non sei iscritto, corri su Facebook e iscriviti al corso di disegno per l'anno 2021-2022 di Arte per te. Vi aspetto anche su Instagram. Instagram e sui miei altri canali Ombretta e Due con una K. Pigia su iscriviti per non perderti i futuri video, attiva la campanella per essere avvisato per ogni nuovo video che pubblico e adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come dipingere con l'acquarello bianco. Ed ecco l'occorrente per disegnare su carta similpacchi. Penne e acquerello. Un pennello da acquerello, io uso questo, la lista dei materiali la trovate tutta nell'info box. Quindi un pennello in setola sintetica per acquerelli, un godè acquerello bianco e una matita acquerellabile bianco. Io uso le Aquacolor della Stabilo, come potete vedere, ma potete sostituirla anche con una penna bianca. Una matita 2B, un righello. Una gomma, io ho qui la mia gomma elettrica, acqua e pezzetta, delle penne ad inchiostro china indelebili, le penne permanenti in varie punte. Io ho dalla 005 alla 1. Userò il blocco Ingres di Fabriano con carte colorate. Questo è un blocco per pastello che ha queste carte, tutte simil cartapacchi, carte con toni del marrone, molto adatte e belle per il disegno che voglio fare oggi. Come prima cosa squadro il foglio. Come unità di misura prendo il corpo della riga nel margine superiore ed inferiore, mentre per il laterale prendo una volta e mezzo il margine della riga, in modo da fare un rettangolo molto stretto. Quindi con l'acquerello coloro tutto il margine esterno con un bianco che risulti comunque ancora molto trasparente. Coloro da bagnato su asciutto. Faccio asciugare perfettamente il tutto, quindi soltanto quando è tutto asciutto stiro il foglio per farlo ritornare abbastanza dritto. Adesso con una matita 2B disegno il soggetto che desidero creare. Io farò dei tulipani. E compongo la composizione in maniera tale da prendere campi che siano direttamente sul foglio color cartapacchi e che sbordino sul margine bianco.
una penna 0,5 ricalco tutti i margini esterni. Nel fare questo faccio in modo di avere sempre una mano molto tremula e disegnare i petali in maniera molto movimentata e morbida, non delle linee troppo dritte. Come vedete, io ripassando i margini rivedo anche la composizione, sposto un po' le foglie, le allungo, allargo i petali, sistemo un po' il tutto. Ora faccio asciugare la penna, quindi cancello benissimo tutta la matita. Adesso riprendo il Godet e con un pennello coloro di bianco tutto l'interno dei fiori e delle foglie. Non vado a chiaroscuri, vado soltanto a coprire tutto l'interno dei fiori di bianco e non mi importa se ripasso sulle righe nere che avevo tracciato, perché quelle mi serviranno da guida, ma poi dovrò ricalcarle con una penna dallo spessore più grosso. Faccio asciugare bene il tutto, prendo una 07 e, come vi avevo anticipato, ripasso con una bordura più spessa tutti i margini. Adesso con una 0,05 tratteggio le pieghe dei petali. Questo è il lavoro più importante di tutto il disegno, cioè particolareggiare ogni singolo petalo, ogni singola foglia con dei tratteggi a verso, cioè capire il verso in cui piega la foglia e tratteggiare in maniera tale da creare una sorta di movimento chiaroscurale che determini quello che sarà il volume del petalo. Quindi piano piano e con andamento consecutivo, quindi ben legato un movimento all'altro, comincio a tratteggiare tutti i miei petali e tutte le mie foglie. Più fitto sarà il tratteggio e magari intrecciato dove voglio una profondità maggiore, più leggero e spezzato dove voglio che il fiore risulti meno profondo e meno in ombra. Proseguo così per ogni singolo petalo e piano piano riempio tutte le campiture che fino a questo momento erano bianche.
Adesso con una penna molto spessa rinfranco i bordi del riquadro, facendo attenzione a non sovrastare i fiori dove fuoriescono dal margine. Ora con una penna in gel non indelebile ma solubile in acqua do dei punti luce che poi acquarellerò in un secondo momento. A differenza dell'acquerello in godet, la penna ha un inchiostro molto più bianco e regalerà appunto un'acquerellatura molto più visibile, molto più tenace. Se dovessi coprire qualche linea nera nell'acquerellare in questa maniera, non farò altro poi che rinfrancarla di nuovo con le penne che avevo utilizzato. Ma nell'acquerellare questa penna vedrete che l'inchiostro riuscirà a sciogliere leggermente anche l'inchiostro delle penne indelebili nere, è una strana miscellanea quella che si formerà, che darà un terzo tono di bianco barra color carta pacchi al nostro chiaroscuro. E sicuramente il bianco risulterà più sfacciato di quello che è il bianco dell'acquerello. Vedete, la penna si sfuma tranquillamente lasciando un'orma bianca molto molto più visibile del singolo acquerello. Voilà, il disegno è finito, non mi resta che firmarlo. Lo firmerò in basso a destra. Ed ecco un disegno di veloce esecuzione, semplice ma di grande grande effetto. Sbizzarrite la vostra creatività con penna e acquerelli e lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto? Non è poi così difficile creare qualcosa di armonico, bello, gradevole all'occhio con poco. E allora l'importante è che rimanga la trasparenza del foglio che diventa colore, un po' come succede sul foglio bianco senza utilizzare il bianco. In questo caso il colore da non utilizzare è questo, perché è il colore del foglio. Bene ragazzi, allora sfatiamo il mito che non si usa l'acquerello bianco. L'acquerello bianco per un acquerello in purezza non si usa sui fogli bianchi. Sui fogli colorati non si usa il colore del fondo del foglio, perché quel colore dovrà trasparire dall'acquerellatura appunto del nostro dipingere. Se vi va lasciatemi un like e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima volta!